Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati. Visto che oggi è una giornata piovosa, uggiosa, triste, necessitavo di colore e calore. Quindi un video molto succulento, parliamo di novità che sono sempre piacevoli da avvistare, da vedere e da proporvi, condividere con voi. Inizio segnalandovi l'uscita della nuova Green Me. Sono andata da Chicco per ben 2 volte di seguito, dopo l'uscita dall'ufficio. Ho trovato una commessa che inizialmente mi ha fatto capire che a breve sarebbe uscita la linea estiva, perché l'avevo vista su Instagram segnalata da Rosalba 1979, che saluto. Insomma, siamo una community anche molto attiva. Seguite me e le altre ragazze che vi nomino sempre su Instagram, perché chi prima arriva adocchia una novità la condivide con le altre. E su questa pagina Chicco Milano Arabia, credo, si intravede la bellissima collezione estiva di Chicco, Dolce Diva, che tanto ricorda e rimanda alle palette di Charlotte. Io la dico Charlotte Tilbury, anche perché mi piace come brand, ma non voglio far partire la polemica. Non sono ancorata solo a questo brand. Se così facessi, toglierei merito, credito, lustro a molti altri brand italiani. Penso a Nabla, penso a Clio, che molti hanno considerato come un brand bambinesco e quindi non papabile, acquistabile, una limitazione secondo me a livello mentale, culturale. Per chi ama il make-up, penso debba essere sempre stimolato dalle novità, da qualsiasi brand arrivi. Non perché un brand costa oltre 50 euro, è di fatto e di sostanza un brand valido. Abbiamo visto che spesso così non è. E quindi non mi piace questo atteggiamento snob che purtroppo vedo dilagante anche sul web. E amo i brand costosi perché li compro, ma non disdegno anche i low cost perché spesso danno grandi soddisfazioni ed è giusto comunque dare, secondo me, credibilità anche a chi ripetutamente pone le proprie energie sempre per proporre novità interessanti. Ritornando a Chicco e alla collezione estiva che ricorderà molti pack e prodotti di Charlotte Tilbury, che comunque produce in Italia i propri prodotti, si avvale della collaborazione di industrie italiane cosmetiche per realizzare i propri prodotti. Vi anticipo però che lunedì uscirà da Chicco la nuova Green Me. Ho avuto l'occasione di vedere in anteprima lo stand, anche se non me lo ha fatto filmare, ho ripreso solo la fascia pubblicitaria. Uscirà una bellissima pochette, non so ancora se in regalo con l'acquisto di 2 o più prodotti, molto bella anche per l'estate, penso alle vacanze, alla bellissima pochette in paglia da abbinare a più outfit, più look, un lip scrub in pottino. Novità rispetto ai prodotti, alle referenze degli anni precedenti, verrà riproposta la Konjac. La acquistai 2 anni fa e mi trovai bene, molto bene, e credo anche un profumo, quindi molto curiosa di vedere che cosa proporrà la nuova Green Me. Sapete che amo i loro lip and cheeks, più volte li ho acquistati, mi sono sempre trovata bene ed è una linea totalmente green, che merita di essere adocchiata, studiata ed acquistata. Passando da Eurospin, e ho visto anche il video
di Lucia all'aiuto, anche lei fa video spesa non solo Lidl ma anche Eurospin. È uscita questa linea, la Spa Relax, eccola qua. Io ho preso solo due referenze perché non l'avevo mai testata. Lucia diceva di una buonissima fragranza marina, c'è anche la crema corpo, ma volevo prima annusarla, prima di acquistare l'ennesima crema corpo perché ne ho parecchie da smaltire. E vi devo dire che la profumazione è molto buona, non ai livelli dello scrub di Kiko, ma sicuramente valida. E la mia attenzione è stata subito catturata da questo olio da massaggio. Sono sette oli essenziali, drenanti e rassodanti, e sono caratterizzati da bergamotto, limone, verbena, eucalipto, noce moscata, lime e abete bianco. Ottimo per ridurre le smagliature, favorisce eliminazione delle tossine, parla di un olio setoso, setoso, olio setoso e super assorbibile, rassodante, tonificante. Grazie agli oli essenziali, le proprietà rigenerano, restituiscono tono e vigore al corpo, eliminando la stanchezza. Quindi questo è un prodotto che prendo a occhi chiusi perché tanto sapete che utilizzo tantissimo gli oli da massaggio. Profumazione molto mentolata, intensa, marina, quasi termale. Dico marina, ma non pensate allo scrub di Lidl, come punto di riferimento metto sempre lui, è più termale. La fragranza la ritroviamo anche in questa crema peeling, sia per il viso che per il corpo. Io l'ho presa proprio per andare a creare quell'esfoliazione meccanica durante la doccia o il bagno. Ci sono queste micro particelle di albicocca e di olivo che assicurano una delicata esfoliazione. Vi faccio vedere come risulta. È cremoso, si può utilizzare anche sul viso. E questa linea è prodotta, è buonissimo. Questa linea è prodotta a Bologna da Alta Derma, Viale Gozzadini 19, proprio a Bologna. A 2,49 € sempre da Eurospin ho trovato questo prodotto battericida, presidio medico-chirurgico che ricorda tanto il Citrosil, è disinfettante, virucida, ve l'ho detto, battericida, e poi un insetticida liquido però naturale al piretro per fiori e piante ornamentali contro gli insetti defogliatori e succhiatori. Insomma, per chi ha orto e giardino, ma anche un bel balcone fiorito e in questo periodo vede arrivare la cocciniglia, insomma, un po' di parassiti e insetti, intervenire con un qualcosa di verde, non troppo tossico ed aggressivo, fa sempre piacere. Sono andata da Ipercop e con mia grande sorpresa ho trovato un prodotto che già lo scorso anno impazzava su Instagram, vedevo le blogger tedesche, francesi che lo pubblicizzavano. È questa mousse autoabbronzante con acqua di cocco idratante. La provo con voi. Il prezzo di listino è 14,99 €. Con la tessera SocioCop avete diritto ad un 20% di sconto. Vediamo un attimo, la profumazione è divina, divina. La mousse è molto soffice. Sapete che io non amo particolarmente gli autoabbronzanti perché dopo un po' si ossidano e alterano la profumazione, diventano quasi ferrosi, è una cosa che non tollero. L'unico su cui non l'avevo riscontrato era quello di Lidl, prezzo bassissimo. Qui, a parte che non vedo la colorazione.
ma mi sembra una texture molto particolare, innovativa. L'ho steso e sembra veramente di non aver dato nulla, cioè non c'è quella pellicola subito aranciata, colorata che emerge con gli auto abbronzanti a cui siamo abituate. Molto interessante questa profumazione di cocco, molto intensa che si sente. E la cosa importante da sottolineare è che questa mousse è fatta con il 92% di ingredienti di origine naturale, quindi è anche, vi dicevo, innovativa perché regala una abbronzatura intensa in una sola applicazione. Ecco, non direi, però bisogna vedere come svilupperà. Parla di quest'acqua di cocco idratante che dona un colorito naturale e senza macchie, speriamo, che dura fino ad una settimana. È adatta per viso e corpo, si asciuga rapidamente, è vero, ed è una formula vegana, non macchie e vestiti. Io direi che va approvata. Insomma, sono quelle novità che ci piacciono sempre. Per regalarci un po' di luce, un po' di colore, in previsione dell'estate. Speriamo che sia un'estate meravigliosa e non potevo lasciarlo lì. Altro prodottino interessante in casa Nivea è questo correttore 3 in 1. È infatti un correttore, è un primer levigante e è un antirughe. Arricchito con l'enzima Q10, si presenta così. Mi sembra che di prodotto però ce ne sia veramente poco. Siamo forse ai livelli del correttore di Charlotte Tilbury. C'è un pump qui per distribuire il prodotto, ma fate conto che ce n'è tanto così. L'ho pagato 12,99. Ho preso la colorazione 01. La light, ce n'è una più scura, mi sembra forse dark. Questo è il cushion. Qui dovete andare a cliccare per avere. Qui dovete andare a pigiare per far arrivare il prodotto ed è la classica spugnetta. La texture sembra quasi polverosa, è molto particolare, regala una bella radiosità, una bella luce, ma sembra quasi polverosa, non la classica texture liquida. Molto interessante, va provato. Parlando di novità, arriviamo in casa Catrice, portiamo un po' di luce che qui sta diventando sempre più nero. Ho preso questo blush di nuova concezione. Guardate la meraviglia, vi faccio vedere la cialda perché merita più di ogni altra. È un blush illuminante infuso con olio di cocco ed estratto di ibisco. È un blush compatto. A effetto seta è un bellissimo color pesca che secondo me regala, guardate qua, un bellissimo effetto salute di pelle baciata dal sole. Che meraviglia in primavera ricercare e ritrovare questi prodotti. Vi girerò un video su tutti questi blush che sono veramente favolosi. Una cialda del genere può anche essere utilizzata per andare a creare delle ombre molto delicate, radiose sull'occhio. Penso al rientro da una giornata in spiaggia, in fase di aperitivo, insomma, le gote arrossate. Le palpebre illuminate e le ciglia solo vestite da un po' di mascara, secondo me sono splendidi. E questa linea è andata a Ruba di Catrice.
Un altro prodotto che volevo assolutamente, che è andato sold out, quindi ho chiesto la cortesia alle ragazze di Alverde Spedizioni di cercarmelo e di inviarmelo, è questo One Step di Catrice. Catrice è un brand tedesco che ci considera, vedete, Made in Italy, viene in Italia a cercare la collaborazione quindi di imprese italiane per questo perfezionatore di pelle che idrata, minimizza le imperfezioni, nutre e protegge perché ha un SPF 20. Quindi anche questo per me sarà perfetto. Sapete che io non amo texture molto coprenti, pesanti, preferisco lasciar respirare la pelle, non ho grandi imperfezioni se non le macchiette che possono derivare dall'età che avanza. È di questa bella consistenza, ma è una crema che voi stendete. E secondo me dovrebbe anche reagire dopo un po', dopo qualche minuto dalla posa e regalare un sano incarnato. Anche la profumazione è molto buona. Ho approfittato per prendere queste mascherine in edizione limitata di Balea, questa al profumo di maracuja con la maracuja, questa maschera al burro salato caramellato, questa maschera di Balea al cocco, questo scrub alla vitamina C, questa maschera alla vitamina C e questi patch occhi fatti a forma di cuore. Le ragazze in Germania hanno trovato solo queste, ma io seguendo anche blogger austriache ho visto che ce ne sono di bellissimi, fatti a forma di fulmine, altri a forma di ala d'angelo. Insomma, bello anche il fatto che i brand cerchino sempre forme stimolanti che riescano, no, a aizzare la nostra curiosità. È terminata anche oggi questa carrellata di novità interessanti. Spero di avervi portato un po' di colore come un arcobaleno dopo una giornata di pioggia come quella di oggi. Io vi mando un bacio grande, noi ci vediamo molto presto. Ciao!